Dobbiamo mantenere alta la guardia, nel senso che tutti i sacrifici sin qui fatti non vanno dispersi. È per questo che auspichiamo, ci sembra doveroso, stando alla curva epidemiologica attuale, anche la proroga dello stato di emergenza, che lo ricordiamo sempre a tutti, non fa altro che consentire di poter mantenere attivi i presidi di protezione sin qui utilizzati. Quindi il Paese deve continuare a essere in sicurezza e abbandonare tutta l'impalcatura operativa, normativa che è stata tenuta sin qui in piedi, che ci ha consentito di affrontare efficacemente l'emergenza. Sarebbe, diciamo, un non senso, sarebbe veramente assolutamente rischioso.